Lo so, sembra assurdo, ma capita spessissimo. Magari sei in coaching oppure hai fatto un corso master, quindi riesci a crearti svariate situazioni. Perché una ragazza che hai visto per un primo appuntamento, finito con un bacio o anche qualcosa in più, poi non si è più fatta viva e non ha più voluto vederti? Il problema, premessa, che non capite, e questo non lo capivo neanche io prima, è che il bacio non è sempre indice di un appuntamento andato bene. No, non hai capito male, ma è così. Cioè, il bacio avviene a seguito di una serie di emozioni positive e molto forti che la ragazza prova in un determinato momento dell'appuntamento, che esulano dalla parte razionale. Un bacio non è mai un qualcosa di razionale. Il pensiero del bacio che è avvenuto qualche ora prima, che la ragazza si fa, quello può essere razionale. So se mi seguite, roba un po' più avanzata. Quindi perché la ragazza, nonostante un primo appuntamento andato bene, non si è più fatta sentire e non vuole più vederti? Uno, sei stato uno stronzo e l'hai messa in soggezione. Capita spessissimo, magari volevi fare quello deciso e l'hai messa in soggezione, quindi che cosa succede? Succede che la ragazza sta lì, si fa baciare, ma una volta a casa razionalizza e sente che non fai al caso suo. Due, look, magari alito che sa di sigaretta, non proprio ok. E altro. Io so che sembra assurdo, ma è così. Io alcune ragazze viste nel corso degli anni non le ho più volute vedere proprio per questi motivi. Lei non può dirti niente in quel momento. Non lo farà mai. Devi renderti conto tu se appari decente e accettabile. 3. La ragazza ha di default problemi che non ti ha raccontato. Magari si frequenta o sente già qualcuno, ma è voluta uscire con te per vedere come si trovava. Magari è fidanzata. Magari ha problemi in famiglia. Insomma, cose che capitano. E che quindi le fanno dire che non ha tempo e voglia di impegnarsi. 4. Ha percepito che tu cerchi e vuoi solo sesso. Evergreen, no? Magari hai provato già al primo appuntamento e non creando tensione sessuale dalla chat che facevi prima dell'appuntamento a metterle le mani dappertutto. Questa cosa non va bene, specie se lei ti ha detto che è una che preferisce andarci piano. 5. Sei stato pesante. Spesso molti uomini, specie quelli che fanno da autodidatta, quindi non hanno mai partecipato a un corso o a una coaching, quindi si distruggono solo di teoria e con questi video, a conti fatti quindi non si accorgono di apparire pesanti, però hanno una presenza ingombrante e dagli argomenti trattati e dal modo di fare, dagli atteggiamenti che hanno avuto. La ragazza arriva a casa e dice: questo qua non lo vedrò mai più. 6. La ragazza non è stata bene. Semplicemente non è stata bene, sente di non aver grosse affinità e quindi decide di non farsi viva. E ora tu penserai: perché non me le dici in faccia queste cose? Perché esattamente come quando ti lasciano magari un numero dal vivo e poi non rispondono, non ha voglia di incorrere in situazioni imbarazzanti e doverti spiegare le cose. Molto meglio sparire, secondo la sua logica, che è poi la logica di tantissime persone.